Innanzitutto volevo dire che abbiamo... Non va il microfono, accendo. Prova. Vai, adesso. Grazie, Fede. Abbiamo deciso di organizzare questa giornata che era di voto, un po' atipicamente rispetto alle primarie che di solito si vedono, con in un primo pomeriggio una discussione, perché a noi non piace andare a votare dei nomi e non sapere cosa si vota. Da 2 anni io lavoro con gli amici di Beppe Grillo, facciamo banchetti, video, denunce, cerchiamo di capire come mai questa società non funziona. Facciamo delle critiche e proponiamo delle soluzioni. Ci chiamano l'antipolitica, ma noi siamo la politica. Noi siamo cittadini che hanno un lavoro, ci siamo avvicinati alla politica in maniera disinteressata, perché eravamo spaventati per quello che sarà il nostro futuro. E quando io ho iniziato a lavorare con gli amici di Beppe Grillo non avevo dubbi, sapevo quello che stavo facendo banchetti, stavo facendo sit-in, stavo facendo denunce e ne ero orgoglioso, non avevo la minima esitazione. Quando invece Grillo ci ha lanciato questo pacco addosso delle liste civiche, ho avuto dei dubbi. Ho avuto dei dubbi perché ti fai delle domande, dici ma potrei inquinarmi, potrei corrompermi, adesso sono un puro che fa dei banchetti, che dice che Mastella è un ladro, tutti mi applaudono, però se un giorno mi metto in politica, poi chissà mi diranno ti sei venduto, ti sei riciclato. Insomma, avevo delle perplessità, poi mi chiedevo ma faccio un altro movimento politico l'ennesimo? Ho iniziato e con delle persone, alcune le conoscevo, alcune no, e col tempo mi sono convinto. Mi sono convinto perché ho messo il naso nei consigli comunali, perché ho guardato il curriculum delle persone che dirigono le aziende partecipate, degli assessori, e ho capito che noi non possiamo lasciare il nostro futuro in mano a queste persone qua. Io non è che mi sento migliore, però mi sento in dovere di fare qualcosa. Io voglio dire la mia in questa società. Non voglio più subire passivamente quello che questi partiti decidono per me. Perché la stima che ho di questi partiti è zero. Io li definisco ufficio di collocamento dei mediocri. Quindi io sono stanco. E sono contento, anche se qualcuno dirà che siamo pochi, che qui ci siano delle persone che come me sentono questo bisogno. Io non volevo in realtà dire tutte queste cose, perché non volevo fare un comizio. Ora presenterò velocemente il programma che abbiamo scritto. Quello che per noi è il nostro nord, è il nostro riferimento, che è la salute dei cittadini. Noi abbiamo messo come primo punto la salute, perché la salute è tutto quello che abbiamo e senza che noi ce ne accorgiamo ce la stanno togliendo. Ci sono delle zone a Bologna dove delle persone abitano con i figli e la famiglia e davanti a queste abitazioni ci sono delle aziende classificate in classe 1 che inquinano pesantemente. Ora, non si capisce perché il Comune di Bologna ha fatto costruire in queste zone qua. Queste persone rischiano la loro salute. Allora, noi abbiamo detto con chiarezza che vogliamo che queste aziende in tempi certi, non con promesse che si rinnovano di ogni quinquennio, che queste aziende devono essere delocalizzate. E sono in particolare nella zona di Trebbo e della Noce, la Valli Zaban, la Coop Costruzioni e la Sintexcal. La battaglia più semplice, la più bella, quella che contraddistingue gli amici di Beppe Grillo, la chiusura dell'inceneritore. Chiudere l'inceneritore non vuol dire trovarsi come Napoli. Chiudere l'inceneritore significa dire no a uno strumento che è antieconomico, antiecologico e antisociale. Non avremmo inceneritori in Italia se non esistessero i CIP 6. Allora, i CIP 6, cari amici, sono quel 7% della vostra bolletta dell'Enel che voi pagate, sulla bolletta c'è scritto per le fonti rinnovabili. Quando negli anni 90 fecero questa legge, noi saremmo potuti diventare il più grande paese d'Europa per le rinnovabili, un paese fantastico, perché sono miliardi e miliardi di euro. Però i furbetti in Parlamento ci hanno aggiunto una parola, e assimilabili. E cosa è successo? Che con questi soldi, per il solare, per il vento, per il geotermico, per la ricerca, sono finiti a finanziare la costruzione di inceneritori. Abbiamo un'azienda a Bologna che gestisce i rifiuti, si chiama ERA, ha gli inceneritori, è proprietaria. Ci sono aziende nella provincia, una si chiama Geovis, che non ha inceneritori e promuove la raccolta differenziata.
Chiedetevi perché erano promuovere la raccolta differenziata, perché ha bisogno di rifiuti non differenziati da mettere nell'inceneritore, e senza quei rifiuti non si produrrebbe energia elettrica che loro vendono. Noi paghiamo rifiuti 4 volte, i contributi al CONAI sulle merci, paghiamo la tassa sui rifiuti, paghiamo quando loro ci vendono l'energia elettrica e paghiamo i chip 6 dalle nostre bollette. Questo è intollerabile. Noi vogliamo affidare il prossimo appalto per la raccolta dei rifiuti a una società, che non abbia come proprietà degli inceneritori, perché sennò la raccolta differenziata non la vedremo mai. Poi ci battiamo per cambiare a livello di amministrazione pubblica l'uso delle fonti a combustibile fossile. Il comune fa i blocchi del traffico, fa la morale ai cittadini, ma si dimentica che metà del parco autobus va a gasolio, va euro zero. Allora il cittadino comune non può circolare perché la macchina è euro 2, ma il comune può far girare gli autobus che sono euro 0. Mi sentite lo stesso, ci sto dritto? Mi stavo ingubbendo un po'. Il comune non ha autorità morale per parlare ai cittadini. Il comune ci fa la predica, e il palazzo d'accurso fino a 1 o 2 anni fa funzionava a gasolio e inquinava come 4.000 auto che giravano sui viali. Ancora a gasolio? Mi ha detto che l'ha convertita a metà. Mi fido di te. Senza parlare degli uffici nuovi del comune. No, vabbè, la sede nuova del comune non ne parlo perché è come sparare sulla Croce Rossa. Faccio bene. A me sembra assurdo che vengano costruite nel 2009, in piena crisi energetica e con un problema di riscaldamento globale, delle case che non sono al massimo dell'efficienza. Allora, io facevo un giro da Tanzola l'altro giorno, ho visto delle case bellissime, costruite secondo i criteri migliori degli anni 50, cioè con un po' di verde, un po' di spazio, tutte esposte a ovest e a est. Allora, chi è quell'imbecille di quell'amministratore del PD che ha autorizzato questa costruzione? Cioè, non è possibile che nel 2009 vengano costruite delle case che non sono esposte a sud, perché tutti sappiamo che il sole gira a sud e che il riscaldamento copre il 70% della nostra richiesta energetica, però questi politici non hanno idea di quello che fanno. Quello che importa è che le coop o le aziende costruiscano le case, che loro incassino per il bilancio comunale gli oneri di urbanizzazione e che qualcuno finanzi la loro campagna elettorale, perché questi partiti vivono grazie ai soldi e alla rete di potere che hanno, se no non li voterebbe più nessuno. E quindi noi chiediamo per legge che una casa non possa consumare più di 7 metri cubi di gasolio al metro quadro, quindi sotto la classe C impossibile costruire nuove abitazioni. Io volevo proporre la classe A, però mi hanno detto che sono un talebano dell'energia e ho rinunciato. E chi vuole ristrutturare, chi vuole spendere i soldi per migliorare la sua casa, deve essere incentivato. Un premio edificatorio per chiunque voglia intraprendere comportamenti virtuosi, perché quando i cittadini decidono di fare qualcosa di buono per la società, dal comune e dalla pubblica amministrazione vanno incentivati. Esistono delle macchine per il latte crudo. Cosa è successo? L'ex ministro De Castro ha iniziato a muoversi contro il latte crudo. Questa persona riceve una consulenza di centinaia di migliaia di euro da Granarolo. Ribadisco, guardate da chi vengono pagati. Il comune deve dare in tutti i quartieri delle sedi ai GAS, che sono questi gruppi di acquisti solidari di cittadini che si mettono d'accordo, quindi fanno rete sociale tra di loro, perché manca la comunicazione in questo paese. Le persone si parlano attraverso i GAS, si conoscono nel loro quartiere. Alzando la quantità si abbassa il costo, e questo mi conviene, soprattutto adesso che andiamo verso una crisi economica. Però i comuni non sostengono queste iniziative perché hanno paura, ad esempio, delle coop. Noi non abbiamo interessi specifici da difendere, vogliamo solo il bene dei cittadini. E ci tengo a specificare, cittadini, bevo un po' d'acqua perché mi sto, scusate. Non riuscivo più a dire una parola.